Buonasera, bentornati all'incontro, trasmissione realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine, etichetta Ager Campanus. Questa sera tratteremo un argomento particolarmente vicino alle esigenze dei cittadini. Parleremo della mediazione civile, decreto legislativo numero 28 del 2010. Detto così sembra una cosa lontanissima da noi, mentre invece veramente ci tocca tutti quanti da molto molto vicino. Però prima di presentare gli ospiti in studio, questa è la settimana della solidarietà. Natale, mancano pochissime ore, noi sia come testata giornalistica che come redazione della trasmissione siamo vicini alle associazioni, ma soprattutto alle fondazioni che lavorano in tal senso. Volevo pregare la regia di mandare il contributo video del servizio fatto a favore della Fondazione Maria Guarino Amoronlus. Siamo questa sera qui al Caravaggio Sporting Village, dove si sta svolgendo la straordinaria manifestazione settimana di Babbo Natale, villaggio di Babbo Natale. Siamo in compagnia di gnomi, elfi, ma soprattutto siamo in compagnia della dottoressa Margherita Luongo della Fondazione Maria Guarino Amoronlus. Dottoressa, ancora una volta in prima fila, ancora una volta in campo. Come sta, la scorsa annata andò benissimo, quest'anno come sta andando? Sta andando molto bene, siamo qui per donare per la ricerca sul pancreas con ossigeno ozono, cannabis e melatonina. Quindi vi aspettiamo allo Sporting Club Village Caravaggio a Napoli, saremo fino a giovedì dalle 16 alle 20. La parola d'ordine è? Donare. Donare fa bene! Noi dobbiamo ringraziare anche tutti gli amici del reparto tecnico che ci stanno, Francesco, il direttore di questo straordinario evento. Buonasera Francesco, grazie innanzitutto. Lo sport fa bene, lo sport va bene anche alla solidarietà. Sì, noi ci teniamo molto a queste iniziative perché ci fanno piacere soprattutto per i bambini e per tutti quelli che riusciamo ad aiutare nel nostro piccolo. Ovviamente pratichiamo il nostro core business, è lo sport, la salute e il benessere dei bambini, facciamo molte discipline qui al Caravaggio e ci fa piacere arricchirle con queste piccole manifestazioni dove ospitiamo associazioni come voi che aiutano le persone e i bambini. Grazie Francesco, noi vogliamo ricordare a tutti i nostri ascoltatori che il Caravaggio Sporting Village è un centro straordinario, multidisciplinare, venite a trovarci. Grazie Francesco. Ancora buon lavoro a voi. Ed eccoci qua, grazie alla Fondazione per il lavoro straordinario che fa e il sostegno soprattutto che dà ai malati oncologici, ai quali va il nostro più veramente sentito augurio, perlomeno per trascorrere delle perfette, buone, ottime festività natalizie. E adesso rientriamo in studio, presentiamo nell'ordine il dottore Edoardo Sorrentino, oramai quasi un nostro consulente, spesso presente, ospite nostro, e questo ci fa molto molto piacere. Poi abbiamo l'avvocato Giovanni Ambrosino. Buonasera a tutti. L'avvocato Concetta Montone. Buonasera. E per concludere l'avvocato Antonio Esposito. Questa sera, come avevamo detto, buonasera, parlavamo e parleremo del decreto legislativo numero 28 2010, la mediazione civile. Sorrentino, so che è materia complessa, in tre parole che cos'è la mediazione? La mediazione è un elemento fondamentale
per consentire all'interesse di prevalere sul diritto. Detto così può sembrare uno slogan, ma è fondamentale perché consente di evitare il muro contro muro, evitare quindi il vincitore ed il vinto che spesso succede nel giudicato, nella sentenza, e consente di addivenire a degli accordi che ovviamente sono fondamentali e che consentono anche la esecutività dell'accordo stesso laddove ci sono delle situazioni di proprietà indivisa, di situazioni inerenti colpe mediche, perché la mediazione è obbligatoria, così come disposto dal decreto legislativo 180 del 2010, per tutti i diritti reali, cioè o meglio quei diritti disponibili che fanno parte del sistema giuridico. Vi è l'obbligo in prima istanza di effettuare la mediazione previo la improcedibilità che può essere effettuata o in prima udienza o eventualmente direttamente dal magistrato anche se non richiesta dalla parte convenuta. Mi perdoni, quindi per far capire al pubblico a casa, se non si passa prima per la mediazione, perlomeno sulle materie dove c'è l'obbligatorietà, il magistrato non dà prosiego al procedimento. Assolutamente sì, assolutamente perfetto, sì. Perfetto. Allora, Concetta Montone, la mediazione ormai ha i suoi anni, è stata rodata un pochino, quanti e se ha portato benefici alla semplificazione del rapporto del cittadino con la giustizia? Guardi, personalmente per l'esperienza che ne ho le dico che è fin troppo poca la mediazione rispetto alle controversie giudiziali, dovrebbe essere applicata in diversi settori che sono ancora sconosciuti alla mediazione stessa, così da garantire la tutela dei diritti di tutti, cosa che non avviene in giudizio perché, come diceva il dottore Sorrentino, c'è la prevaricazione necessaria di un diritto rispetto al diritto altrui, la parte soccombente sottosta sempre alla dichiarazione giudiziale, cosa che invece nell'ambito della mediazione non accade semplicemente perché si cerca di trovare la conciliazione. E per quanto mi riguarda accade proprio in quei settori in cui le controversie hanno un ambito familiare e sono ancora più ostiche, quindi necessita di una maggiore partecipazione conciliativa da parte del professionista. Perfetto. Ambrosino. Allora, noi stiamo parlando di un prodotto perfetto? Ma è un prodotto sicuramente perfettibile perché... Noi ne parlavamo a telecamere spente, perciò è un po' una provocazione la mia domanda. No, io sono leggermente in dissonanza con quanto ha detto la collega ottimamente prima e il dottor Sorrentino, ma perché fondamentalmente... Noi l'abbiamo invitata proprio perché lei è il signor no rispetto... No, io credo questo, la mediazione ha delle grandi potenzialità, potenzialità che però sono state in parte sacrificate dal legislatore, innanzitutto perché credo che la mediazione sia stata un po' troppo allargata nei contenuti, e su questo io non ero appunto troppo d'accordo con la collega, perché è diventato un contenitore, se andiamo a vedere, apparentemente enorme, perché ci rientra il comodato, i patti di famiglia, anche insomma articolazioni giuridiche che chiaramente spesso tra di loro non sono né apparentabili né apparentate, e questo crea secondo me un po' di confusione, ma anche perché poi lo stesso legislatore ha in un certo senso creato, è improprio quello che dico ma serve per spiegare bene e far capire a chi ci ascolta, una sorta di duplicazione con la negoziazione assistita, perché la negoziazione assistita è un'altra formula deflattiva per evitare che le parti accedano al processo e che quindi praticamente si sovrappone e in un certo senso fa da inciampo reciproco a quello che è la media conciliazione. Questo è il primo punto. Non si giochi tutte le carte. No, era solo una premessa. Immagino il patto dopo la premessa. Avvocato, da casa mi parlavano invece... mi scrive un nostro ascoltatore, negoziazione assistita, quanto è diversa dalla mediazione, se è diversa, che cos'è la negoziazione assistita? Ma guardi, la verità è che i colleghi che mi hanno preceduto hanno già in qualche modo introdotto
gli argomenti oggetto di dibattito. Negoziazione assistita differenzia soprattutto alla mediazione, perché c'è fondamentalmente il ruolo degli avvocati che gioca un ruolo determinante. Nella mediazione abbiamo la figura del mediatore, che non è un giudice, ma è diciamo, un mediatore che può, però spesso il cittadino confonde, dice andiamo davanti al giudice, ma vanno davanti a un mediatore. La negoziazione assistita è uno strumento legislativo deflattivo che però prevede il ruolo degli avvocati che possono aiutare, o meglio ricercare nelle parti, la possibilità di stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Questo diciamo è un elemento parallelo alla negoziazione, che alla mediazione, che però diciamo può essere un utile strumento se bene utilizzato. È un'esperienza del legislatore francese, quindi è stato assorbito dal nostro al nostro ordinamento quando già la mediazione aveva preso, diciamo, era già abbastanza conosciuta. Quindi in primo momento può essere sembrata tra gli operatori del diritto un doppione, di fatto non lo è, perché ci sono queste differenze fondamentali che vanno... Ha introdotto un elemento di discussione molto molto importante. Completi, perché stiamo per andare in pubblicità, 30 secondi. Completo dicendo che l'avvocato deve necessariamente, nel suo spirito conciliativo, utilizzare gli strumenti che il legislatore mette a disposizione, mirando e usando in modo chirurgico gli istituti più idonei alla fattispecie che ha davanti. Sorrentino, allora, per riallacciarci alle cose che diceva l'avvocato Esposito, non vanno davanti a un giudice, è sbagliato dire e pensare questo, e sono d'accordissimo su questo, ma vanno davanti al mediatore, che tante volte riesce a conciliare e a portare a buon fine una lite fra due persone, fra due soggetti. Quindi è determinante per togliere questo ingolfamento che ha la giustizia e i tribunali italiani, o sbaglio? Guardi, dottor Angrisano, il problema, mi deve consentire, deve essere visto in un'ottica, un attimino, una prospettiva diversa. Partiamo subito che ADR è... un sinonimo di Alternative Dispute Resolution, che è un termine prettamente diciamo anglosassone. La mediazione la ereditiamo dai paesi anglosassoni, non è materia nostra. Io sarei sotto poi correzione degli esimi colleghi, mi sarà consentito, presenti qui in studio, nasce già dal diritto romano, no? Noi abbiamo già nel diritto romano degli aspetti di conciliazione, addirittura nel diritto ecclesiastico, che poi è stato l'emblema. Esattamente, forse quello che ci ha portato a un certo tipo di discorso. Certamente nella terminologia anglosassone la conciliazione aveva un ruolo molto più fondante rispetto alla nostra giurisdizione. Anche se basti pensare per esempio al diritto del lavoro, al giudice del lavoro, che di fatto è un conciliatore, il giudice del lavoro, no? All'obbligo, alla non udienza, esattamente, gli ordini che facevano mediazione. Però io volevo rifarmi un attimo a quello che diceva l'avvocato Esposito, sostenendo con forza, certamente il mediatore non è un giudice, il mediatore è un facilitatore, di accordi che permettono poi di arrivare anche in termini relativamente brevi, perché il vero problema è anche la tempistica. Loro sanno bene che in termini anche di risparmio sia di energie economiche, anche di risorse, anche temporale. Perché vede, dottor Angrisano, il vero problema è che il legislatore è stato molto attento, stabilendo un ordine, un termine ordinatorio, nei 120 giorni per la conclusione della mediazione. Il termine ordinatorio dei 120 giorni consente quindi di addivenire a una soluzione che spesso potrebbe non essere così facile in un procedimento civile. E mi faccia dire un esempio così lampante, quale può essere per esempio l'usucapione.
o quale può essere, come diceva l'avvocato Ambrosio in precedente, anche abbastanza complessa, o come potrebbe essere nell'ambito del diritto di famiglia una divisione ereditaria. Allora immaginiamo un usucapione dove i titoli di provenienza, i titoli di accettazione sono complessi, dove vi è sicuramente una situazione o una divisione ereditaria, dove vi è una lite sostanzialmente tra germani. Diventa di più e spesso di carne al fuoco. C'è non solo, carne. Ma mi permetta che spesso si conclude poi magari con la vendita all'asta giudiziaria dei beni degli eredi. Parliamo e magari di non soddisfa anche, molto, e non molto, soddisfa nessuno. Molto pesanti in alcuni casi, nessuno. Mi consenta. Avvocato Montone, però io percepisco una difficoltà del cittadino, cliente in questo caso, perché stiamo parlando, lasciatemi passare il termine, di giustizia privata per certi aspetti, a comprendere l'importanza e la possibilità della mediazione, dell'esperimento di mediazione. Uh-huh. La difficoltà è anche la mancata pubblicizzazione del ruolo del mediatore. In buona sostanza non si conosce il mediatore, si preferisce dire al magistrato, perché si dà al magistrato un'autorevolezza che a persone, a soggetti privati normalmente non si riconosce. In realtà il mediatore in alcune fasi si sostituisce alla figura del giudice venendo a conoscenza di quelle che sono le petizioni di principio di ciascuna parte. È possibile infatti mediare personalmente di fronte ai soggetti interessati in modo da rendere effettiva la conciliazione fra le parti, conoscere quali sono le necessità intime di ognuno di loro e cercare di creare una linea comune di interesse per giungere poi ad un accordo fattibile e riconosciuto da entrambe le parti. Perfetto, perfetto. Ambrosino, c'è una cosa che però io non riesco ancora, non a digerire, che è un termine forte, però a comprendere. I nemici giurati della mediazione inizialmente furono i giudici di pace, se la memoria non mi inganna. Poi anche una certa ostilità degli avvocati. Gli avvocati devono favorire agli accordi conciliativi, secondo lei? Allora, noi abbiamo un obbligo che discende dalla deontologia forense, se non ricordo male l'articolo 44, che su scala europea, non su scala italiana, recita più o meno testualmente che l'avvocato è sempre obbligato a tentare la conciliazione laddove sussistano chiaramente i presupposti e laddove la conciliazione non sia chiaramente di pregiudizio per il proprio assistito. Lo spirito dell'avvocatura ormai da anni è, secondo me, rivolto a tentare e perseguire strade che non siano solo quelle strettamente e inevitabilmente giudiziarie. Però quello che io ritengo è questo: c'è stata un'alzata di scudi da parte degli avvocati, perché all'inizio credo che l'estromissione degli avvocati dalla procedura di mediazione era un minus rispetto a quello che lo stesso legislatore voleva porre in essere. Perché bisogna anche un po' dettare le regole del gioco, nel senso che se noi diciamo che la mediazione si basa sul soggetto mediatore, che è un alter ego del magistrato, che tra l'altro secondo me non è, anche perché io ritengo che il ruolo processuale sia insostituibile, io credo che il percorso mediativo possa essere di soccorso in determinati casi, ma non sostitutivo di quello che è la giustizia ordinaria dei tribunali. Perfetto, perfetto. Però a me mi manca un pezzo, lo chiedo dopo al dottore Sorrentino, mentre invece adesso all'avvocato Esposito io volevo capire la compatibilità della mediazione con quante e quali materie è assimilabile. Guardi, il discorso è molto semplice, perché l'avvocato, credo che il buon avvocato debba necessariamente sempre mediare. Le materie sono complesse e sono diverse, dal condominio ai diritti reali alla diffamazione a mezzo stampa. Però materia bancaria, contratti assicurativi, finanziari, eccetera. Però il senso della mediazione, perché poc'anzi danni medicali.
danni da responsabilità medica, ma il discorso verte su questo, che se questo legislatore in prima battuta è stato timido nel voler dare alla mediazione un giusto impulso e anche gli avvocati hanno alzato gli scudi, sì, perché in realtà l'incertezza legislativa non ha dato subito, fin dall'inizio, un ruolo all'avvocato decisivo come oggi viene posto, cioè l'avvocato deve stare nel procedimento di mediazione e l'avvocato ci sarà, perché finché la giustizia metterà al centro l'avvocato e un avvocato qualificato, esperto, aggiornato, potrà dare al cittadino un apporto in termini di diritto e di giustizia maggiore e avere quindi una, anche l'applicazione di istituti, tra cui anche la mediazione, molto molto chiari e bene applicati, ben definiti. Se questo poi la mediazione vuole essere usato come strumento per decongestionare i tribunali, a mio parere questo non è l'unico mezzo. Sarebbe non è un deterrente. Non è l'unico mezzo, perché l'efficienza legislativa e la chiarezza delle leggi potrebbero dare quel risultato definitivo. Unitamente a un procedimento di mediazione come lo è oggi, perché è chiaro, è un buon procedimento di mediazione, però se mi consente, noi avvocati facciamo ancora difficoltà a spiegare al cittadino cliente poco avvezzo semmai alla giustizia che cosa è bene il procedimento di mediazione, negoziazione assistita e quant'altro. Lei c'ha un minuto di tempo, mi deve dire, perché noi abbiamo parlato praticamente di tutto, di questa figura quasi un fantasma che sta girando nello studio, ma chi è il mediatore, la figura del mediatore oggi? Chi è che può essere identificato, definito, qualificato? Qual è la sua... No, vada. Era, guardi, la sua e lei mi doveva attaccare. No, era... guardi, questo dimostra che non è la di bella della diretta, no? Certo. Allora, voglio dire, c'è un elemento fondante. Oggi il mediatore, il legislatore è stato molto attento a modificare in corso d'opera il decreto legislativo 180, che prevedeva inizialmente la possibilità di fare diventare mediatore mediante corsi professionali chiunque avesse una laurea, chiunque avesse una laurea o addirittura tirocinanti al dottorato. Il problema è ovviamente perché oggi si dava anche iscritti a ordini, sì, a ordini professionali, però lei comprenderà che con tutto il rispetto vi era una grossa difficoltà nel poter individuare come mediatore colui il quale magari aveva una laurea non in materie giuridiche e economiche, magari andare a trattare diritti reali. Perché? Perché il legislatore inizialmente aveva dato priorità all'interesse delle parti. Quindi era importante che il mediatore riuscisse a far emergere quegli interessi delle parti e non necessariamente essere addentrato nella materia giuridica. Diverso è chiaramente nel corso del procedimento, il legislatore ha modificato e quindi ha individuato che gli organismi di mediazione, e questo me lo consenta non per ma ADR, ma soprattutto ADR CEL, che è uno degli organismi vetusti oramai, ha consentito di avere dei professionisti per ogni singola materia. Chiedo alla regia di mandare quel supporto che avevamo portato prima. Grazie regia. Sì, guardi, io voglio solo far vedere, ho portato un esempio molto semplice di discorsi economici, di vantaggio. Parliamo della tasca, del perché, portafoglio dei cittadini. Penso che parliamo dei soldi dei cittadini, perché una mediazione, ovviamente sono dei valori del tutto di media, un terreno agricolo che vale anche per le successioni, attenzione, anche per le proprietà indivise. Se noi facciamo la valutazione tra una mediazione e un giudizio in tribunale, vediamo che su un valore catastale medio di 500 euro a valore venale di 5.000 euro il risparmio è di 400 euro. Se andiamo avanti con le slide, cioè passando da un terreno
un terreno fabbricabile con valore catastale da 500 a 5.000 aumenta a 600 perché i costi della mediazione rimangono più o meno invariati, mentre aumentano quelli delle spese del tribunale. Andiamo avanti, per un valore da 5.000 a 25.000 parliamo già di 1.700 euro di risparmio. Tenga presente che una cosa importante, fino a 50.000 euro noi abbiamo anche l'esenzione e tutti gli atti che vengono prodotti in tribunale, in mediazione, sono esenti da bollo. Quindi oltre al risparmio, che fino a 500 euro, noi abbiamo anche la possibilità di portarli in detrazione sulla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. E così fino ad arrivare anche a importi di 12.600 euro per valori che vanno da 30.000 a valore penale di 150.000 euro. Senza poi considerare i tempi, perché come vedete massimo sono 3 mesi nella mediazione. In un procedimento gli avvocati mi potranno supportare o contestare su questo, un procedimento del genere in tribunale mediamente sono 24 mesi se tutto va bene. Quindi con oltre al risparmio e ai tempi, ovviamente il vantaggio di avere una situazione relativamente breve, in tempi relativamente breve, ma soprattutto senza avere vinti e vincitori. Perfetto. Esposito. C'è però un altro livello di mediazione ed è la mediazione tributaria. Che cos'è? Ma guardi, negli ultimi mesi si sta sentendo molto la pace fiscale, i nuovi provvedimenti che stanno per arrivare a giorni, ma già nel 2011 un legislatore molto attento aveva cercato di rimediare, di introdurre nel procedimento tributario un importante istituto, che è appunto quello del ricorso, l'istanza di ricorso con conciliazione, cioè il contribuente nel proporre il ricorso alla commissione tributaria deve a questo punto inserire una specie di reclamo, di domanda, di richiesta all'Agenzia delle Entrate, dove dice se entro 90 giorni c'è possibilità di conciliare, questo spiegato in estrema sintesi, prima di mettere il procedimento alla commissione tributaria possiamo trovare un accordo o addirittura stralciare quello che è il credito. Quindi teoricamente è un importante istituto. Penso che a breve arriveranno, con l'inizio dell'anno e con la pace fiscale, questo aspetto sarà credo migliorato o comunque a favore del cittadino, timidamente, anche se con le dovute cautele aspettiamo i prossimi provvedimenti in modo da dare informazioni ai cittadini molto più corrette. Però già attualmente il nostro sistema giudiziario tributario prevede la possibilità, o meglio obbliga le parti, contribuente e Agenzia delle Entrate ex Equitalia, di addivenire ad un accordo in 90 giorni, un tempo molto diciamo utile, e spesso dove l'Agenzia delle Entrate in modo molto efficiente dà risposta al cittadino in senso negativo o positivo. Perfetto. Ambrosino, quindi lei prima parlava della legislazione che in molti casi forse non è estremamente chiara, potrebbe questa non chiarezza o completezza di informazioni far nascere o insorgere delle liti artificiose o no? Sicuramente più che delle liti artificiose, io credo che ci sia una sorta di sfiducia preconcetta verso la mediazione, che è sbagliato, perché la mediazione è una macchina che ha una grande potenzialità. Il problema è chi sta al volante e come viene condotta e su che cosa viene condotta, perché l'Italia è un paese dove c'è stato il boom delle mediazioni, tra virgolette. Abbiamo l'ombudsman bancario, abbiamo avuto la mediazione in materia di diritto commerciale, abbiamo avuto anni addietro la mediazione obbligatoria nell'ambito delle vertenze di lavoro. Quindi le esperienze sul campo di mediazioni ci sono state, e purtroppo, devo dire la verità, sono state tutte fallimentari, perché se parliamo nell'ambito del lavoro, i colleghi che fanno lavoro sanno bene che quando negli ultimi tempi di sopravvivenza di questa procedura
si trattava di una formalità, si cercava di mandare al attuale DPL, Ufficio Provinciale del Lavoro, a richiesta di conciliazione, passavano i termini 60 giorni e poi si procedeva con ricorso. Io temo che questo in parte si stia in parte realizzando anche per la mediazione, perché i dati ufficiali che io ho, sono a conoscenza, che poi sono stati pubblicati. Noi siamo in chiusura. Sì, allora. Un flash proprio dall'avvocato Montone. Volevo dire una cosa: quale potrebbe essere un incentivo, o se c'è una forma incentivante per dirigere il cittadino con più leggerezza verso appunto l'esercizio di mediazione? Il dottore Sorrentino parlava di risparmi, di forti risparmi economici. Il cittadino altro potrebbe essere? Il cittadino proprio deve comprendere che la difficoltà attualmente di adire la giustizia si trasforma in una difficoltà temporale, in una difficoltà economica e in una difficoltà personale. Nel momento in cui cerco un giudice per far valere un mio diritto, so che quel diritto potrebbe essere riconosciuto da qui a 10 anni attraverso la mediazione. C'è questa intesa preliminare che evita uno scossone nella vita reale di ognuno. Perfetto, noi su questo bellissimo cerchio che si sta chiudendo, che si è chiuso in questo momento, voglio ringraziare tutti quanti. L'appuntamento è per il 26, se non sbaglio, venerdì 26, quindi San Silvestro saremo qua. Buon Natale a tutti quanti, felice festività natalizia a tutti quanti voi. Ale. We'll be right back.